Bentrovati con l'informazione di Termoli TV. Sono al lavoro dalla notte appena trascorsa i vigili del fuoco di Termoli che sono dovuti intervenire in diversi garage e scantinati della città per via degli allagamenti causati dall'incessante pioggia. È morto ieri mattina l'uomo che il 6 gennaio scorso era caduto in un pozzo incustodito a Petacciato. Nella caduta il 72enne aveva riportato diverse fratture e la lacerazione di un polmone. Forse proprio le conseguenze della caduta non gli avrebbero lasciato scampo. Ruba l'acqua pubblica per riempire la sua piscina, nei guai un imprenditore di Palata. Vediamo il servizio di Anna De Gregorio. Una storia dai contorni a tratti bizzarri, quella nella quale si è ritrovato il comune di Palata. Da diverso tempo, infatti, qualcosa non tornava nel rendiconto dell'acqua pubblica. Si sarebbe trattato di un ammacco considerevole di metri cubi di acqua dalla rete centrale, che sarebbe risultata effettivamente essere stata utilizzata ma non pagata. E pensare che il comune stesso, in un primo momento, aveva pensato a delle perdite nelle tubature. Immediata sarebbe scattata la denuncia da parte del municipio e del paese. I carabinieri, guidati dal comandante Tartaglia, hanno iniziato a svolgere le indagini di rito, arrivando ad un'inaspettata conclusione. Un privato, un imprenditore del luogo, sarebbe stato denunciato infatti per furto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, l'uomo illegalmente si sarebbe allacciato alla rete idrica pubblica senza però far risultare niente e avrebbe utilizzato l'acqua. Ma ancora più inaspettata sarebbe l'utilizzo che l'uomo avrebbe fatto della risorsa pubblica. L'acqua, infatti, sarebbe servita all'imprenditore per riempire la piscina del suo giardino. Ora l'uomo è nei guai, il comune chiederà i danni. Incastrati dalla polizia di Termoli risultavano al lavoro ma ristrutturavano una casa a Campomarino. Sentiamo il servizio. Sono stati sospesi dal lavoro i quattro dipendenti della ASL di San Severo, incastrati da un verbale della Polizia Stradale di Termoli. Risultavano al lavoro, invece, a quanto sostengono gli inquirenti, facevano altro. In sostanza, i quattro operai per i quali l'azienda sanitaria ha attivato il provvedimento sono stati fermati il 26 gennaio scorso dagli agenti della Polizia di Termoli. Erano a bordo di un furgone dell'ASL che, a quanto pare, trasportava materiali di risulta per alcuni lavori che i quattro stavano realizzando, secondo l'indagine, nell'abitazione di Giuseppe D'Alessandro, direttore sanitario dell'ospedale di San Severo, e la casa in questione si trova a Campomarino. I poliziotti hanno fermato il furgone proprio all'altezza del centro rivierasco. Proprio alla ASL è giunto un verbale di contestazione che avrebbe svelato quindi gli altarini. La stessa ASL ha attivato un'indagine interna e per i quattro dipendenti è scattata la sospensione. Ora dovranno rispondere della pesante accusa di peculato. Ma cambiamo argomento, si sono celebrati questa mattina i funerali di Florindo Daimmo, personaggio politico molto stimato a Termoli. Vediamo. Sotto una pioggia battente si sono svolti questa mattina i funerali dell'onorevole Florindo Daimmo. Il 31 gennaio scorso aveva compiuto 85 anni e la sua scomparsa ha provocato amarezza all'interno soprattutto della classe politica molisana, ma anche a tutti coloro che lo conoscevano e che lo dipingevano come un gentiluomo. Pochi giorni prima c'era stata la scomparsa dell'amata moglie. Il suo cuore ha improvvisamente smesso di battere lunedì pomeriggio. Una chiesa gremita di gente, così si è presentata San Timotio. In tanti hanno voluto essere presenti per l'ultimo saluto all'onorevole, che a detta di tutti era davvero una grande persona. Diversi volti noti della politica molisana, tra i quali Iorio, De Camillis, Mascio, chiunque ha avuto il piacere di conoscerlo, ne parlerà sempre come un esempio da seguire. L'amministrazione comunale di Termoli è venuta a conoscenza in queste ore della prossima pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia dell'elenco degli uffici dei giudici di pace che sono stati soppressi sul territorio nazionale. A tal motivo, l'amministrazione provvederà in 60 giorni successivi alla pubblicazione a reiterare la richiesta di mantenimento. Anche quest'anno l'assessorato all'ambiente del Comune di Termoli aderirà alla campagna nazionale Mi illumino di meno. La giornata di sensibilizzazione ai temi del risparmio energetico, alla riduzione degli sprechi e dei rifiuti si terrà venerdì. Pertanto il Comune di Termoli aderirà al silenzio energetico, interrompendo momentaneamente le illuminazioni del Borgo Antico, del Municipio e del Castello Svevo dalle 18 alle 18:30. Bene, questa era l'ultima notizia per voi. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete contattarci a redazione chiocciolatermoli.tv. Grazie per la cortese attenzione. Buona giornata.